Purtroppo al momento nessuna pista concreta che possa far pensare a dove si trova l'uomo di 51 anni scomparso da Albanella. In queste ore si sono rincorse voci non veritiere, quelle che si sono diffuse ad Albanella inerenti alla scomparsa di Giuseppe Gaudiano, il 51enne di cui non si hanno notizie da almeno una decina di giorni. Proseguono anche le ricerche dei vigili del fuoco di Agropoli, diretti dal comandante Angelo Picarillo, e dei carabinieri della locale stazione di Agropoli agli ordini del capitano Fabiola Garello. A quanto pare gli inquirenti si sono concentrati nelle ricerche, in modo particolare in alcuni terreni tra l'abitazione del 51enne e la casa della mamma. I caschi rossi hanno svuotato tutti i pozzi presenti nei fondi. Inoltre è stato fatto un sopralluogo sul ponte Sele, nei pressi della località Borgo Cariglia, dopo una voce insistente che circolava in paese su un presunto ritrovamento di un cadavere che poteva far pensare proprio all'uomo di Albanella. Purtroppo però non è stato rintracciato nessuno e dal momento le ricerche proseguiranno nelle prossime ore con la speranza che si possa ritrovare presto l'uomo che ha fatto perdere le sue tracce. Tutti auspicano che proprio per le festività natalizie possa ritornare a casa oppure che le autorità competenti lo rintraccino e lo riconducono ad Albanella.